Hola amigo, quando ero un ragazzotto mi piaceva soprattutto ascoltare musica complicata, musica progressive, musica fusion, tempi dispari, batteristi che facessero i numeri e mi piace ancora ascoltare quella musica. Non c'è nulla di male, però l'errore grandissimo, clamoroso che facevo era quello di sottovalutare tutto ciò che apparentemente era semplice, come ad esempio la musica pop, e pensavo, ma sì, ma cosa ci vuole a fare sta roba? Sono sempre le stesse groove, li so fare anch'io. E oggi ti porto un esempio di quello che intendo, perché dopo aver preso mille schiaffoni in faccia, ho capito che di facile non c'è veramente nulla, anche nella semplicità. Di facile nella musica non c'è niente, a meno che magari non lo vuoi fare male, ma questo è ovviamente il mio giudizio personale. Ti ho portato come esempio un pezzo famosissimo dei Train, si chiama Drops of Jupiter, lo stavo preparando con la trascrizione per inserirlo nel mio corso Batterista da Zero, ma poi trascrivendo, analizzando, ascoltando la batteria in solo di Scott Underwood ho pensato, cacchio, ma sto pezzo che pensavo fosse due stelle di difficoltà è già schizzato a 5. Perché? Adesso lo sentiamo, vediamo se lo conosci, intanto te ne faccio sentire un pezzettino. Pezzo bellissimo, questo qua, anche il disco molto bello. Sentiamolo pure, così tu direi, ma dov'è sta roba difficile, scusa. Pa, pa, pum, pa, pum, pum. Ci suono sopra? Dado, se questo è un pezzo difficile, allora Dave Weckl è impossibile. No, Dave Weckl è quasi impossibile, è difficilissimo. Ma adesso io ti faccio ascoltare quello che ti ho suonato un po', ti faccio sentire solo la batteria, così ti accorgerai che ci sono delle cosine che non sono per niente facili, ma proprio per niente. Ok, questa è la batteria in solo. La strofa. Intanto che ci pensi, ti faccio notare che bel relax che ha Charlie, bello dritto, senza suonare troppo forte. Questo bel portamento shuffle che scivola via benissimo. Però qual è la vera difficoltà? Le ghost notes. Perché le ghost notes? È vero che ce ne sono tante, ma sono in posizioni difficili a questo BPM, soprattutto e soprattutto shuffle. Perché, per esempio, già la primissima battuta, che è questa, senti la ghost. Questa tecnica viene anche chiamata pull out, cioè quando suoni una ghost e immediatamente dopo un rimshot, o comunque un accento. E questa cosa c'è quasi sempre, perché se io vado avanti, io sono sicuro che se mi riascolto non ho minimamente il portamento, il tiro e la precisione che ha lui in questo pezzo, che è un pezzo semplice, ma non facile. E questa tecnica, pull out, è una tecnica che cominci a utilizzare soprattutto se conosci la tecnica Muller, di cui ho parlato in 118 video, ma di fatto è un movimento che richiede una tecnica di esecuzione molto precisa, che quindi per chi è all'inizio è difficile. Certo, io potrei non suonare quella ghost e semplificare il tutto, ma non avrei lo stesso tiro, non avrei lo stesso portamento. Più avanti troviamo anche, per esempio, ora ho fatto un mix con la musica un po' più bassa rispetto alla batteria, troviamo anche un altro tipo di ghost. Questa, quando la ghost è dopo l'accento, quindi prima era ghost e accento, pull out. Quando abbiamo l'accento e la ghost dopo, questo viene chiamato control stroke. Quali ho suonate tutte e due, pull out più control stroke. Se suonassi
Funky Drummer di James Brown, quello è il perfetto esempio di mille control stroke e pull out. Ma anche questo pezzo lo è, perché tutta la canzone è così. È vero, il Charlie è dritto, ci sono pochi fill, i fill non sono complicati, ma questa mano sinistra, o comunque questa mano del rullante, è un casino. Dovrei chiudermi in casa un mese e studiarla per avvicinarmi a sta roba qua, veramente. Ci sono altre cose interessanti in questo pezzo, perché adesso abbiamo parlato tecnicamente delle ghost, però per suonare queste ghost bisogna stare morbidi, bisogna stare rilassati, non posso pensare di pestare e riuscire a suonare con relax questa roba. E poi c'è anche il portamento, perché lui ha questo portamento perfettamente shuffle fino a che non arriva alla sezione, chiamiamola del bridge, lo special, la C, chiamiamola come vuoi, dove ti faccio sentire, lui passa da questo portamento diciamo più macchinoso, se vogliamo, più preciso, a uno un pochino più largo, un pochino meno shuffle, un po' più libero. Vai a ascoltare, attento. Questa è la fine del ritornello. Senti qua. Senti che è un po' più loose, non sono precisissime, ma volutamente. La cassa arriva un po' in ritardo, la ghost arriva un po' in anticipo. Bellissimo. Bello, bello e bello. Se te la vuoi imparare o vuoi darci semplicemente un'occhiata, scarica il PDF e te lo lascio qui nelle note. Di solito io ci faccio i tutorial su queste canzoni, ma credo che stavolta non abbia molto senso risuonare nota per nota tutta questa roba qua. Ha più senso guardare, ascoltare. Se sei nel mio corso Batterista da Zero, la trovi già nei tutorial. L'ho messo a 5 stelle, quindi un tutorial difficile. Con le varie versioni potrai sentirlo senza batteria, la batteria in solo, il MIDI, lo potrai rallentare, velocizzare. Insomma, quello che la piattaforma dei miei corsi permette di fare per studiare le canzoni in più rispetto al semplice PDF. E questa traccia di sola batteria dov'è che l'ho pescata? La trovi su YouTube facilmente, basta che scrivi drum isolated tracks e ne trovi centinaia. Puoi trovare Jeff Porcaro, Roger Taylor, Chad Smith, di tutto, e puoi ascoltare in solo veramente i grandi batteristi, capire intanto cosa hanno suonato esattamente, tutte le note che nel mix vengono perse, che non senti, come in questo caso tutte queste belle ghost. Puoi sentire il portamento, puoi capire il suono, puoi capire la dinamica. È veramente un livello superiore di ascolto. Quante volte in macchina mi metto ad ascoltare le canzoni solo con la batteria e dico, cacchio, come suona questo? E io sono qua a menarmela, a fare i triple paradiddle con la doppia cassa. Ma io devo fare, questa è la roba che devo imparare a fare prima, questo vale per me naturalmente, no? Oggi, ragazzi, frustino, ciaf, ciaf, ciaf. C'ho voglia di suonare. Vado, ti saluto, suonarelabatteria.it, alla prossima, iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto, buona musica, ciao!